Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di un utensile che mi ha stupito sia per la robustezza che per la sua utilità. Come avrete capito dal titolo, andremo a parlare di un accessorio del multiutensile Ego Power, cioè il coltivatore. L'accessorio coltivatore è questo, è formato da queste quattro zappette e quest'asta che si va a collegare al gruppo motore del multiutensile. Un po' di dati tecnici: la larghezza di lavorazione è di circa 24 centimetri, il suo peso è molto importante, è di 4 kg. Insieme al peso del gruppo motore con la batteria, che è intorno ai 5 kg, quindi andremo sui 9 kg l'attrezzo. In questo caso il peso è un vantaggio perché è un attrezzo che andrà a lavorare a terra, cioè non dobbiamo tenerlo in alto perché deve smuovere appunto il terreno, ed essendo più pesante saltellerà di meno. Parlavo di robustezza all'inizio del video proprio perché è questa la sensazione che ti dà, nel senso è un attrezzo robusto. Le lame, le zappette sono in acciaio antiusura. Ora andiamo a vedere la prova sul campo. Questo è il filare di zafferano pulito con il motocoltivatore della Ego Power. Ci ho messo circa 10 minuti, con la zappa ci avrei messo sicuramente mezz'ora almeno. In questo filare ho lavorato di fianco alle piantine. Ora l'altro filare, cioè questo, andremo a lavorare a cavallo, togliendo le zappette centrali della fresa. Si tolgono le coppiglie che bloccano le frese. Poi si estraggono le frese, si leva quella centrale e si mette solo quella laterale e si rimette la coppiglia. La stessa cosa dall'altra parte. Questo è il lavoro svolto a cavallo del filare, cioè togliendo le zappette di mezzo. È meno accurato rispetto a quello in cui passi di fianco alle piante, che è questo con le zappette centrali, che sono qua. Con questa inquadratura potete vedere la differenza delle due lavorazioni. Io preferisco quella in cui si passa di fianco con le due zappette, perché visto che velocizza tanto il lavoro,
Allora conviene farlo bene, magari metterci un po' più di tempo, invece che 5 minuti metterci 10 minuti, però fare un buon lavoro come questo. Un altro lavoro per cui l'ho trovato molto utile è quello di pulire attorno al tronco delle piante. Ora vi faccio vedere. Qui abbiamo questo alberello di arancio e vicino al tronco ci sono un sacco di erbacce. Questo lavoro andrebbe fatto sempre con la zappa. Ora lo andremo a fare con il motocoltivatore. E ora la situazione vicino al tronco è questa. Ci abbiamo messo circa, penso, meno di un minuto. Per ciò che riguarda le considerazioni finali, c'è poco da dire. L'accessorio coltivatore è quello che mi ha stupito di più. Non perché gli altri accessori avessero qualcosa di sbagliato, cioè il decespugliatore o il potatore di cui faremo un video in seguito, ma gli altri accessori li avevo già provati con il motore a scoppio, e ciò che li differenziava veramente era il gruppo motore, cioè questo. Per la possibilità di utilizzare questi accessori tramite un motore elettrico funzionante a batteria, ma con la stessa potenza di un motore termico e con i vantaggi di non dover fare miscela, di non esserci troppo rumore, e di essere pronto all'uso e della leggerezza, soprattutto con l'accessorio zaino. Invece in questo caso, non avendo mai provato un coltivatore con motore a scoppio, è il primo coltivatore che provo, devo dire che mi ha stupito veramente, perché è veramente molto utile. Lo useremo tantissimo in azienda. Penso magari all'utilità di poter fare dei lavori in posti non accessibili con la motozappa, oppure poter fare dei lavori in piccole aiuole, magari dove la motozappa non può entrare, e quindi questo aiuta molto a lavorare il terreno. Quindi in conclusione, se avete queste necessità o se volete velocizzare il lavoro e non rompervi la schiena con la zappa per pulire dei filari, nel nostro caso di zafferano, ma possono essere anche degli ortaggi o altre erbe aromatiche, vi lasciamo il link in descrizione della Ego e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.